Vox Populi qui su Rito 96.8, continuiamo con degli ospiti prestigiosi. È vero che si chiama Vox Populi, voce del popolo, ma lui, oltre ad essere uno dei personaggi più amati e più controversi dello spettacolo italiano, è anche una voce del popolo. È con grande piacere avere qui con noi Lele Mora. Ciao Lele! Buongiorno Cesare, come stai? Io tutto bene, tu Lele? Benissimo, oggi c'è una giornata fresca a Milano, non c'è quel caldo afoso, il po' di vento che ci rilassa un attimino, ci ha, diciamo, allontanato questa afa terribile, così si può respirare tranquillamente. Allora Lele, qui a Roma c'è un sole meraviglioso, ormai fortunatamente estate, ma io vorrei sapere da te in che maniera hai vissuto questo lockdown, soprattutto anche in considerazione del tuo percorso di vita, rimanere rinchiuso dentro casa per 3 mesi dopo che negli ultimi anni c'è stata una grandissima ripartenza da parte tua. Volevo sapere proprio una tua opinione in merito. Allora, diciamo che essendomi io, come tu ben sai, operato da una malattia non carina, che però ho superato in maniera eccellente, e perché gli oncologi del centro tumori di via Veneziani sono stati veramente, veramente bravi. Oggi sono più di 6 mesi che mi sono operato e devo dire che tutto sta andando alla grande, tutto negativo e siamo felici. Ho cercato di stare chiuso in casa per non rischiare niente, diciamo, magari l'avrò passato senza rendermene conto, perché ho avuto un periodo che avevo una febbre, un po' una specie di bronchite, febbre, fastidio, ma credo che poi ho fatto anche tutti i controlli, perché ogni volta che vai a fare, ogni mese che vado a fare il controllo, ti fanno il tampone, ti fanno tutte le analisi possibili immaginabili e dopo puoi essere ammesso a fare l'ecografia col contrasto, però tutto è tranquillo e sereno. Lele, posso? Sì, dimmi. E l'ho passato a casa da mia figlia, perché almeno così ero in compagnia, se no cosa fai da solo? Diana! Diana, bravissimo. La grandissima Diana che ti è stato vicino, soprattutto sempre, in quel buio periodo. Io ti posso dire che personalmente, guarda, ti dirò, sono stato contento di questa tua reclusione forzata a casa, perché tu non ti fermi mai. Io mi ricordo a Sanremo a febbraio ci siamo incontrati in un locale, sì. E tu alle 2:30 di notte, alle 3 di notte ballavi, io ti dicevo Lele, ma ti vuoi calmare un pochettino, ti vuoi riposare, te lo ricordi? Sì. Però sai, è stato bello un Sanremo, molto bello devo dire quello di quest'anno che è passato, e vedremo quest'altro Sanremo come sarà. Tanto ritornerà Fiorello, da quello che si dice, Amadeus, però rifare un Sanremo come quello che è passato credo che sia molto faticoso. Io ero a Sanremo con gente de zona, mi sono divertito, grandi musicisti, grandi conoscenti della musica, grandi artisti, pensa che questi qua hanno 25 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Te ne rendi conto? Mamma mia. 25 miliardi, questo loro, sai, hanno scritto anche quel brano meraviglioso di Eric Iglesias, Bailando, sì. E quello ha fatto ballare tutto il mondo. Dunque, ecco perché questa grande visibilità e questa grande popolarità. Io ricordo il delirio, ma soprattutto perché ti ho voluto nella mia trasmissione? Perché il titolo è Vox Populi, voce del popolo. Nonostante tu sia stato il manager delle persone più importanti a livello comunque di cinema, di TV, io ho sempre percepito nei tuoi confronti l'amore da parte del cittadino comune. In qualsiasi parte tu vai, le persone ti vogliono bene. Come ti spieghi questo affetto? Ma perché io sono una persona che quando arriva, appare in televisione, arriva nel cuore della gente, la gente ti guarda e capisce dagli occhi che tu sei una persona vera e leale, quello che sono sempre stato io, vero e leale. E poi, ora della fine, ho sempre regalato tanti sogni, cioè tanti successi a tantissime persone che non erano nessuno, cioè regalare un successo a uno che è già un personaggio si fa presto, ma crearlo, costruirlo e poi farlo diventare famoso e farlo diventare amato da tutto il pubblico della televisione, non è facile. Questa è stata la mia forza. Ancora oggi la gente si ricorda, io faccio meno management, come ti avevo raccontato, faccio più management di star internazionali, lavorando per le varie televisioni che richiamano
di tutto il mondo e sai, porto la star internazionale grazie alle mie conoscenze di tanti anni che ho fatto, che ho, diciamo, incontrato. E tu, se sei una persona seria e per bene, la gente si ricorda. Oggi c'è di tutto in giro, c'è gente inventata, gente che si vende quello che non è, ma la qualità è sempre la migliore se tu dai soddisfazione e fai le cose corrette, capito? Allora, Lele, tu hai detto che hai creato e realizzato molti sogni a tantissime persone del mondo dello spettacolo, ma io oggi ti chiedo, qual è il sogno attuale di Lele Mora? Ma se il sogno di lavorare, di Lele Mora, è lavorare ancora una decina d'anni, poco e buono, di qualità e di spessore. Non voglio più avere i 300 artisti da seguire che ti distruggevano la vita giornalmente e ti facevano, non ti lasciavano spazio per la tua famiglia. Ora della fine io c'ho una bellissima famiglia, Mirko che è bravissimo, Diana che è meravigliosa, che mi hanno dato dei nipotini. Lasciamo anche lo spazio ai questi nuovi, diciamo, eredi che arrivano. A parte, ad esempio, Mirko è bravissimo nel suo lavoro, lui ha preso tutta la parte del mio lavoro, quello pubblicitario, e lo sta facendo in maniera con molta, ma molta bravura. Diana segue suo padre e mi sta dietro, sai, sta dietro a me non è facile. Guarda, ne so qualcosa, io sono stato con te, abbiamo passato insieme una giornata e poi alcune serate, tu non ti fermi mai. Io che comunque ho 35 anni e diciamo, teoricamente dovrei essere ancora giovane, pimpante, mi stanco subito e tu invece non ti fermi mai. È bello. Io ho una tenuta fino a tarda notte, poi dopo mi bastano 2 ore per ricaricarmi, quella è la mia forza, credo. Beato te, amico mio, io per venire in radio stamattina, per svegliarmi un pochettino prima, guarda, sembrava chissà che cosa avessi fatto, ma tu guarda, è una cosa assurda. Allora Lele, io intanto ti ringrazio per questa tua intervista e voglio anche comunicare a tutti gli ascoltatori di Rid 96.8 che ogni settimana avremo ospite un tuo artista, tu ci proporrai varie persone, quindi ci sarà una rubrica proprio dedicata al mondo dello spettacolo. Prossima Ti do già l'anticipo. Ti do Marco Carta che sta preparando il suo disco, ti racconta che disco sta preparando e Marco è un bravissimo ragazzo, è uno che veramente la musica la capisce, io l'ho messo fisso addirittura per il mio trofeo dedicato alla regina, cioè a Milla Pizzi, la regina della musica italiana, fisso come giuria perché è un talent ora della fine. Io quest'anno ho avuto 5.000 iscrizioni e dobbiamo sentire questi 5.000 pezzi che sono arrivati, che ci sono dei nuovi e delle cover. La finale la facciamo dal 28 settembre al 3 ottobre a Salso Maggiore, che poi ti racconterò un altro giorno come sarà e come funzionerà. Anzi, ti dico, se tu verrai fisso lì sarai mio ospite, gradito ospite, ma farai la diretta giornalmente di tutti quelli che ci sono, perché ogni giorno c'è un evento di cucina, prima di tutto fatto con i cuochi della scuola alberghiera, poi faccio il dolce più grande del mondo. Bene. Poi faccio, per dirti, il collare d'oro, cioè tutti i cani più belli che hanno gli allevatori verranno a sfilare, vinceranno un collare d'oro. Poi ci sarà la giornata dedicata alla Lamborghini, la giornata dedicata alle acque di Salso Maggiore, dove avremo uno scienziato e un biologo che spiegherà. E ti do solo un'anteprima per dirti, la signora Sofia Loren non riusciva a rimanere incinta col suo grande marito Carlo Ponti, andò a Salso Maggiore a farsi le lavande, si chiamano così, e poi rimase incinta. Vuol dire che le acque di Salso Maggiore sono anche prolificano. Ottimo Lele, grazie mille Lele di questa intervista, ti ringrazio per il tempo che ha voluto concedere a Vox Populi. Questo spazio sarà sempre dedicato a te e ai tanti personaggi che comunque fanno parte della tua vita. Grazie e mi raccomando, cerca di fare un po' più il nonno e di riguardarti un pochettino, va bene? Me lo prometti? Va bene, seguirò il tuo consiglio. Un bacio e un saluto a tutti.